Buonasera a tutti, ma sapete benissimo quello che è accaduto. Chiunque ama il calcio, chiunque sappia che c'è un pallone che rotola su un prato, che dietro a quel pallone c'è stato anche un fenomeno del calcio mondiale, il più forte di tutti probabilmente, più forte di Pelé, più forte di qualsiasi altro giocatore, e ce ne sono stati veramente tanti e tutti bravi. Però non potevo esimermi da raccontarvi la prima volta che ho incontrato Maradona, anche per testimoniare quella che è stata la grande sportività, il grande affetto che aveva per la vita e anche, ripeto, per il gioco del pallone, che poi questa è la più grande realtà. Ricordo che ero a Verona, e stavamo mangiando in tanti, c'era Calderisi, c'erano tanti giocatori, e quella partita è successo che a Calderisi, il Verona perdeva 1-0, va sul dischetto, lo sbaglia, e poi la sera andiamo a mangiare e lì si chiamava Vesuvio, me lo ricordo bene come si chiamava quel ristorante. Ad un certo punto arriva Maradona con tutta la sua gente, e come vede Calderisi, io ero vicino, ero di fronte a dire la verità, ad un certo punto cosa fa? Beh, arriva da Calderisi e gli fa: Nano, guarda che i rigori ne ho sbagliati tanti anch'io, non te ne prendere, poi tanti non lo so, ma certo è che andare lì e dirgli non te la prendere, anche perché era un Calderisi che era l'anno in corsa della nazionale, aveva fatto mi pare 5-6 partite e ogni partita un gol, per cui e lì si è abbacchiato, devo dire la verità. Ma questa è stata la prima volta che ho conosciuto Maradona, ho avuto la possibilità di parlarci a tavola e via discorrendo. E poi ci sono state anche altre due occasioni, una al Parco dei Principi, ma questo ha poca importanza. Quello che volevo testimoniare era veramente la grande umanità, la grande sportività, ed era veramente una persona che, al di là del suo vizio, quello che chiaramente io ho maledetto più volte, perché quel vizio ci ha privato di vedere chissà quali altre cose fantastiche in quel momento, e quindi rimani costernato quando a 60 anni uno che poteva sembrare agli occhi miei e probabilmente agli occhi di tanti poteva sembrare assolutamente immarcescibile e inaffondabile, anzi a volte ho pensato che potesse anche essere eterno. Vi do un abbraccio, scusate se vi ho tediato, però ci tenevo a raccontarvi personalmente che grande persona fosse il signor Diego Armando Maradona. Ciao gente e forza Roma!